vedo l'ora di poterti abbracciare. Non fai rumore quando le canzoni finiranno. Le canzoni finiranno per me. Mentre tutto fuori esplode, come fragili cose, ma nelle attese di un sorriso. La notte vuoi morire. Ragazze, ciao e benvenute in questo nuovo vlog. Oggi non era previsto di vloggare, infatti c'ho l'iPhone. Bellissima giornata, sono in quel di Pozzuoli, mi riconoscerete, posto che adoro. Stamattina avevo voglia di fare una bella passeggiata, una corsetta, perché stavo una merda. Allora, praticamente, sto tipo da un'oretta qua, ho più camminato che corso, vi dico la verità, ma mi piace tantissimo perché c'è il mare, come vi ho fatto vedere. E lo faccio più per una cosa di salute psicofisica, ma non per dimagrire. Insomma, se mi conoscete sapete che mi piace tantissimo correre perché mi fa sentire libera, mi piace, mi dà tanta carica. E poi per la salute, perché fa benissimo. E praticamente cosa è successo? Tra un po' mi scade pure il grattino, devo andare a prendere la macchina. Però praticamente mi ha mandato un messaggio mia sorella, cioè mi ha bombardato i messaggi mia sorella, mi ha fatto scaricare l'iPhone, infatti. E praticamente mi ha detto: adesso ti raggiungo perché mi sento una palla, sto arrivando, mi sento una palla, voglio fare una corsetta. Ho detto: no, tu che vuoi fare una corsa? Vabbè, allora ti aspetto. Certo, e chi se lo perde questo evento clamoroso che non ce ne va mai più nella mia vita. E quindi sto qua, nel frattempo sto cercando un bancomat perché vorrei prelevare e mi servono soldi. E nel frattempo aspetto lei, mi sono presa un caffè, me la prendo con comodo. È troppo bello, non c'è una cosa più bella di prenderti la vita con comodo, una giornata. Che guarda, una giornata con comodo, cioè secondo me questa è una cosa proprio che ti rende felice. Il segreto della felicità è la libertà e l'indipendenza, di non avere nessuno che ti rompe i coglioni,
di non avere, diciamo, obblighi, orari, nulla. Cioè io sto qua, non so che ore sono, non so che giorno è, non so cosa farò, non so cosa mi succederà. Zac, sotto la macchina. No, vabbè, però è vero. È bellissimo la libertà di poter scegliere, di poter... ti viene in mente una cosa, la fai. E ciao, ciao, che cacchio te ne frega. Comunque, basta filosofia, mia sorella deve dire che nel frattempo mi sta venendo fame. E penso, e sento tutti odori tipo di cornetti, di graffe. E quindi se non si muove, mi mangio pure una bella graffa con la cioccolata. Ragazzi, è arrivata la mia sorellina. Yeah! Viro mare quanto è bello. Tu parla. Parla, c'è col sole negli occhi. E... ciao Micio. Che bello, Micio. Che sole, Micio. Chiamalo ciao. Scemo. Mio Dio, quanto posso essere cesso quattro occhi? Faccio pena. Ma voi non lo sapete che io dovrei portare gli occhiali? Ma non li metto mai perché li odio, perché già sono bellissima, no? Pure con gli occhiali divento un cesso completo, quindi li odio profondamente. Comunque ragazzi, c'ho ancora il giubbino perché ho freddo, mi scoccio di toglierlo, però lo devo togliere perché anche perché mi devo preparare, perché devo uscire, quindi mi devo mettere carina, che stasera vado al sushi e mi vado a fare un bel giro, una bella uscita così per dimenticare tutte le cose negative. E adesso sto al computer, sto qua davanti al mio computerino con la mia agenda, le mie cose, perché mi sto iniziando a montare il vlog e poi lo devo ancora terminare e poi stanotte lo finirò. Avete visto? Ho fatto un bel pranzo, ho preparato per me e per mia sorella, ho fatto quel risotto alla milanese healthy, Carlita style, quindi una versione sana che voglio assolutamente farvi la videoricetta e caricarvelo sul mio secondo canale, se riesco ve lo carico già nei prossimi giorni perché è buonissimo, e poi è super semplice e veloce. Quindi abbiamo fatto una bellissima giornata, adesso ci manca questa bellissima uscita per completare questa fantastica giornata in bellezza. E tra l'altro sono appena tornata perché sono andata a farmi un giretto con una mia amica che doveva comprare delle cose, quindi giornata super piena e felice, io very very happy. E niente, adesso concludo al computer, mi vado subito a vestire e esco. Mua! Fiji, I was cool. When I finally got sober, I've 10 years over my fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove that I'm a real. Ragazzi, sono qua al computer a montare il video, però mi è venuta troppa voglia di sentirmi il CD, quello che ho comprato di Emma, cioè troppo bello, che poi dentro praticamente ci sono tipo 3 CD, ci ho fatto tipo un affare, me lo voglio troppo sentire. E penso che mi sentirò questo qua. Adesso tour, vediamo un po'. Sentiamolo, ragazzi. Troppo bello. Ho comprato per l'auto. Però anche qua, bello. Quanto è bella. Bellissimo. Adesso lo inserisco. Praticamente ci stanno queste canzoni. Questo deve essere DVD. Magari secondo me si sente anche a DVD. Vedete, la prima che devo sentire è lei. È troppo bella. La mia preferita in assoluto, ce ne sono tante, ma questa è la mia preferita. Che bello, sembra di stare là. Come on.
dirmi sta cosa, mi ho letto nei commenti: ma come fai, non vedi queste scene, sei patetica. Ma sarò pure patetica, però sono me stessa. Se mi viene voglia di emozionarmi davanti alla telecamera lo faccio e non me ne vergogno affatto. Quindi se per voi è un problema e vivete le vostre vite senza emozionarvi, senza soprattutto farvi vedere emozionati, perché avete paura di mostrarvi come voi stessi, io non, cioè non me ne può fregare di meno. E so che alcune persone, vedendo io che mi emoziono, si emozionano con me, e non c'è cosa più bella per me, è un modo di esprimermi, e non ci vedo nulla di male, anzi mi piace. Quindi ci devo dire questa cosa: non giudicatemi, non giudicatemi mai. La bellezza di vivere, io sono very happy, adesso mi sento tutta eccitata, Emma, come una sfigata, come una sfigata, ma chi se ne frega, ciao, vediamo. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way.